No, vabbè, provo senza occhiali. Ma è un cazzo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Mentre mi stanno chiamando all'infinito sul telefono, volevo proprio parlarvi appunto di questo famosissimo telefono che ho annunciato sulla pagina per chi l'avesse visto. E il telefono di cui vi voglio parlare oggi è questo qua. Il Samsung Galaxy S7 Edge. È un telefono veramente grande. 5.5 pollici se non sbaglio, ma non farò l'Andrea Galeazzi di turno, anche perché non sono abbastanza esperto quanto lui per farlo. E ho messo il microfono qui perché fa figo, no? Molto professionale. È purtroppo ancora senza core, ma dovrebbe arrivarmi stamattina se Amazon permette. Ho preso questo telefono perché praticamente io prima avevo un G2, l'LG G2, che si era rotto tipo un paio di mesi fa. Poi ho usato un telefono provvisorio per tipo 2 mesi, appunto, che era insostenibile, avrei voluto spaccarlo per terra. E finalmente, appunto, sotto le feste di Natale sono riuscito a comprare questo. Ovviamente non l'ho comprato subito perché è un telefono che costa. Io però ho fatto l'offerta e l'ho pagato tipo alla fine di tutto, lo pagherò circa 500 euro. Ma se voi invece lo andate a comprare sui negozi, spendete più o meno 700 euro, forse anche qualcosa di più. E invece sono andato a prendere su Amazon, ho visto i prezzi, sta circa 600, 650, se gira intorno a quella cifra là. È 32 gigabyte di memoria, ha una fotocamera mostruosa, ha l'impronta digitale fulminea, quindi mettete il ditino qui, potete farvi dei meravigliosi selfie, grazie alla fotocamera frontale che fa molto paura, ho dei meravigliosi Snapchat, io non uso Snapchat ma lo uso solo, ce l'ho sul telefono solo per cazzeggiare con gli effettini, tipo queste foto che vi sto mettendo adesso, che ho fatto vari giorni fa, sono morto, tipo certe facce atomiche bellissime. È capace di registrare i video in 4K e ovviamente 1080 60 fps, come il video che vi sto lasciando adesso. E riesce anche a fare le foto in 4K lo stesso. Io l'ho preso la versione silver, cioè questa, come potete vedere è silver. E c'è anche la versione, se non sbaglio, black, quindi nero normale, però siccome il telefono di prima... No, era bianco il telefono, che cazzo dico? Comunque, boh, il nero è troppo classico, allora ho voluto prendere silver, che è un po' innovativo. E quindi tramite questo telefono conterò di fare magari un po' più registrazioni in giro, un po' più... non so, registrazioni carine. Riesce a fare i timelapse, me ne lascio uno che ho fatto l'altro giorno a casa di un mio amico un compleanno. E l'ho messo lì per fare lo stupido, tipo ho fatto un timelapse tipo di 4 minuti, sono venuti fuori 8 secondi. Però appunto riesce a farlo veramente bene, sembra fatto praticamente da una macchinetta fatta apposta, cioè proprio quelle, le Canon per esempio, le fotocamere digitali, insomma che costano anche magari 1000 euro. Ovviamente io a livello fotografico non so niente, cioè nel senso sparo nomi a caso così, dico cose a caso così, però è un'impressione che ho io. Boh, forse sarà che sono stato sempre abituato con telefoni più o meno di merda a livello di fotocamera. Quindi vedere un telefono che mi prende certe immagini, mi fa certi video. Già vedere solo il 1080 60 fps come è fluido quando voi lo andate a vedere. Quindi niente, in questi giorni praticamente sto occupando le mie giornate più o meno come sempre. Quindi allenamento, quindi tesi quando c'ho voglia, cioè poco purtroppo, mannaggia a me. C'è un tempo di merda di fuori, ve lo farei anche vedere, solo che la fotocamera non ci arriva da qui a là. La fotocamera, la webcam non ci arriva da qui a là. Però quell'immagine che avevo messo prima, quel video, era proprio lì, la veduta dalla mia finestra, c'è cioè una nebbia di merda e un'umidità schifosa di fuori, che mi leva ancora di più la voglia di vivere, come se già non fosse abbastanza bassa. Il canale, come potete vedere, per chi mi sta seguendo, sta avendo delle varietà. Già sto provando a portare magari dei giochi diversi per vedere se ci sono persone a cui interessano. E ho notato un riscontro positivo nell'ultimo vlog. Quindi sono contento che vi piacciono i vlog, di come parlo, di come magari non so, comunque vi piacciono i miei vlog in generale, perché ho ricevuto tipo 26 mi piace, che magari, vabbè, oggettivamente sono pochi, però rispetto ai miei standard sono alti. E zero non mi piace, che è la cosa che mi interessa di più di tutti. Poi vabbè, ho avuto un resoconto positivo a livello di Smite, che non pensavo di poter avere. Ma ho scoperto invece che Smite c'ha una community molto attiva e ci sono persone molto prese da questo gioco. E invece proprio ieri sera abbiamo fatto una live per chi l'ha vista a casa di un mio amico e abbiamo giocato a Diablo. In questi giorni sto giocando tantissimo a Diablo perché è un po' come Warcraft che da punto in bianco ti torna voglia e devi tornare necessariamente a giocarci, che poi magari dura un mese e poi lo lasci perdere per altri 6 mesi. Però per quel mese non ti stacchi da lì. Infatti, molto probabilmente o domani o dopodomani massimo ci registro un video
Vi spiego praticamente il personaggio che sto utilizzando io, il Demon Hunter, e la build che uso. Oltre al telefono e oltre al canale, volevo parlarvi anche di un'altra cosa, cioè che riguarda anche in parte il canale. Io seguo particolarmente Blur, per chi non lo conoscesse, vabbè, ma sono sicuro che lo conoscete più o meno tutti, anche per sentito dire ormai. Mi piacciono fortemente i video che fa a livello di vlog, quando parla della community italiana. E io, come stavo dicendo a un amico mio l'altro giorno, proprio ogni volta che guardo un video di Blur che riguarda la community, che spiega la situazione di YouTube, è effettivamente vero, non è che dice cagate, è effettivamente così. Il video di PewDiePie che dice che cancellava il canale perché i feedback fanno schifo, ma io non è che ho quasi chissà quanti iscritti, però meno male, anche quei pochi iscritti, se ci sono 100 potenziali persone che possono vedere i miei video, se i feedback arrivano male me ne guardano in 40. Ma poi soprattutto, al di là del feedback, è che inevitabilmente YouTube, se vuoi sfondare, se vuoi fare iscritti, cosa devi fare? Prank, challenge, sfruttare il nome di youtuber grossi per fare visualizzazioni. Giochi popolari, COD, FIFA, Clash Royale, Minecraft, che sono sempre questi quattro. Inevitabilmente, se tu ti metti a fare quei video su quei giochi con una qualità buona o sopra la media addirittura, impegnandoti, facendo quei video, come faccio io con Warcraft, come ho fatto io con Heroes of the Storm, come ho fatto io con Smite, io magari ho impiegato, soprattutto con Warcraft, ci sono video, specialmente all'inizio, in cui ero praticamente un disabile a editare roba del genere, che ci ho messo anche 4 ore per farli e me l'hanno visto in 150. Ma per carità di Dio, io voglio ritrovarmi da qui a 5 anni ad andare su YouTube e vedere il mio canale, anche se ipoteticamente non faccio più video, e dire va bene, c'ho 500 iscritti, ma non me ne frega un cazzo, perché io in quello che facevo ci mettevo l'impegno e ci perdevo tempo, ci credevo in quello che facevo, al di là appunto senza guadagnarci un cazzo di niente. Al contrario, magari un youtuber che ha 500.000 iscritti e fa un video di magari 5 ore di editing, però ci prende 500 euro. Adesso 500 euro magari l'ho spalata un po' alta, però inevitabilmente è così. Al contrario invece ci sono youtuber come Prendi Ciccio Gamer che fa video senza editing, zero, che per carità, parlare continuamente in un video di 15 minuti non è facile. Ma in un video di 15 minuti ripete sempre e solo le stesse cose. Sempre e solo le stesse cose, incredibile. Lui ripete sempre quello, dice parole a caso e a me mi fa schifo. Quindi preferisco spendere 10 minuti in più per tagliare 4 parti piuttosto che lasciare una persona che dice sempre e solo le stesse cose perché non sa che di. E quindi vi dicevo appunto di Blur che mi faceva calare la voglia, ma non perché lui che mi fa calare la voglia, è il fatto, sono i discorsi che fa che mi fa ragionare sul fatto che se io continuo a portare giochi di nicchia come Heroes of the Storm, tutti quelli di Battle.net in realtà sono tutti di nicchia, tranne forse a livello competitive, visto che StarCraft e Hearthstone stanno molto su, però StarCraft è poco seguito, soprattutto in Italia. Non mi posso mettere a fare di StarCraft perché non sono né un pro player di StarCraft, perché devi essere un malato per essere un pro player di StarCraft, e né di Hearthstone perché è un po' noioso. Quindi inevitabilmente i giochi che piacciono a me, i giochi a cui gioco io, sono quasi di nicchia, ecco, nicchia tra virgolette, però anche Warcraft, se noi andiamo a prendere come esempio il gruppo di World of Warcraft Italia, che circa 8.000 persone, adesso non l'ho visto più, comunque circa 8.000, cioè io ho un pool di persone, di iscritti massima, ma nella proprio migliore delle ipotesi, di 8.000 persone che se la mettete a confronto con, non so, con Minecraft, cioè non c'è un cazzo a confronto, perché adesso, vabbè, tolto il gruppo di Facebook che magari c'ha 30.000 persone, che manco mi ricordo, ma le persone a cui ci giocano sono tantissime. Stesso principio per Warcraft, non è che stanno tutte sul gruppo di Facebook, però a paragone, se uno è 30.000, uno è 8.000, potete farvi due calcoli di quanti potenziali persone e iscritti posso avere, ma stiamo parlando appunto per l'assoluto, se tutti si iscrivessero, ma è impossibile. E Warcraft è il gioco di Battle.net che ha più seguito, diciamo. A calare vengono tutti gli altri. Magari c'è Overwatch adesso che sta prendendo molto piede, ma Overwatch, se non sei competitive, se non sei forte, molto difficile che abbia seguito. E quindi inevitabilmente YouTube è così. Se vuoi sfondare devi fare quello che fanno tutti, con una qualità superiore a quello che, a come lo fanno tutti ovviamente. Se tu fai un video di merda su Clash Royale e stai a 300 coppe, ovviamente non ti singula nessuno. Ma se tu fai un video particolare e che stai anche a 1000 coppe, però particolare, editato bene, la musica carina, effetti, è molto diverso. E quindi, sinceramente, anche questo telefono l'ho visto come una buona opportunità per cambiare. E io non demonizzo ovviamente tutti i giochi che hanno successo, perché non è che dico mi fa cagare Clash Royale, o mi fa cagare Minecraft, o mi fa cagare... No, FIFA sì, mi sta sul cazzo.
Comunque non li demonizzo, anzi, Clash Royale, siccome... Ah, voglio farvi vedere una ficata atomica. Non so se lo metterà mai a fuoco, ma in mezzo c'è scritto Game Launcher. Il Game Launcher, come potete vedere, c'è Clash Royale perché ci sto giochicchiando. Praticamente questa modalità, se voi lanciate il gioco da questo launcher... Cioè, in basso a sinistra, adesso non so che vi sto aprendo il gioco e tutto. Cioè, in basso a sinistra. Porca puttana mamma che mi deve chiamare, porca. Oh, chiamate random. Non mi ricordo quello che stavo a dire. Ah, che praticamente ha la modalità di registrazione anche con la sfruttando la fotocamera frontale. Senza nessun tipo di applicazione, cioè è integrata nel telefono. Questa è una figata atomica. Non so, pare che sto telefono è fatto per YouTuber. E quindi molto probabilmente sto registrando tipo tutte le partite di Clash Royale e vi farò una cosetta molto carina. E quindi niente, volevo aggiornarvi un po' la mia situazione attuale, i miei pensieri. E spero che questo vlog vada bene come l'altro. E noi ci rivediamo al prossimo video come sempre. Ciao a tutti ragazzi.